Michael Pollan è un giornalista americano che parla molto di alimentazione e aveva scritto un delizioso libretto che si chiama Breviario di resistenza alimentare. Era un libretto di aforismi e fra tutti gli aforismi c'era uno molto bello che diceva: mangiate il cibo prodotto dalle piante e non il cibo prodotto dagli impianti. Ed era una cosa molto saggia, però non è che avesse la prova di quello che sosteneva. Ebbene, oggi abbiamo la prova. Abbiamo la prova che il cibo industriale non fa bene alla salute. Il cibo a cui sono state tolte delle sostanze, che è stato raffinato, il cibo a cui sono state aggiunte delle sostanze, aggiunti dei conservanti, dei coloranti, degli emulsionanti, degli additivi tecnologici che non è nemmeno obbligatorio indicare in etichetta. Voi potete comprare del pane che ha dentro decine di sostanze che non è obbligatorio indicare. Negli ultimi 3-4 anni sono usciti una serie di studi sugli effetti sulla salute del consumo del cibo ultralavorato. Cos'è il cibo ultralavorato dell'industria? Sono tutti i salumi, sono tutti i cibi pronti, tutte le bevande industriali, sono molti dei formaggi, tutti i cibi in scatola. E c'è una classificazione formale dei cibi ultralavorati. I primi sono stati i colleghi francesi dello studio Nutrinet Santé, 100.000 persone reclutate attraverso il web che compilano un questionario alimentare ogni qualche mese e indicano proprio esattamente il tipo di cibo, anche la marca del cibo, per cui lì si è potuto classificare molto bene chi mangia cibo industriale e chi no. E loro hanno riscontrato che chi mangia più cibo industriale nei paesi occidentali tra il 20 e il 50% del cibo che è consumato è un cibo ultralavorato dall'industria. Negli Stati Uniti è un po' di più. Chi mangia cibo industriale si ammala più di cancro. La differenza è significativa per il cancro della mammella e per il cancro dell'intestino perché sono i tumori più frequenti. Però è complessivamente il rischio aumenta. Più cibo industriale mangi, più ti ammali di cancro. Uno studio negli Stati Uniti ha trovato che più cibo industriale mangi, più muori, a parità di tutti i fattori noti che influenzano la mortalità, a parità di età, naturalmente a parità di tabacco, a parità di attività fisica, a parità di reddito. Chi mangia cibo industriale si ammala di più di obesità, si ammala di più di depressione. E allora torniamo a mangiare il cibo naturale. Torniamo a mangiare i cibi prodotti dalle piante e non i cibi prodotti dagli impianti.